Buonasera a tutti carissimi amici, bentornati sul mio canale. Allora ragazzi, oggi vi farò un video serio, un video a cui tengo molto, un video che devo fare perché bisogna mettere le cose a posto, bisogna dire le cose come stanno, bisogna parlare di certi personaggi e far capire a tutti quanti qual è la reale situazione che stiamo vivendo, che abbiamo vissuto. Quindi è un video per fare aprire gli occhi a un pochino di gente che magari si lascia facilmente trasportare da narrazioni che sono abbastanza particolari. Quindi voglio mettere a nudo un pochino di situazioni e poi voglio proprio capire dove sta lo scandalo, dove sta il limite superato nella partita di ieri. Va bene? Iniziamo subito perché non voglio perdere tempo. Dopo le parole, dopo gli sfoghi che sono durati mesi, ovviamente subito dopo le partite contro di noi, del presidente del Lecce Sticchi Damiani e del presidente del Genoa Zangrillo, a questa lista di personaggi che vomitano tutto la loro frustrazione esattamente dopo la partita col Milan, si aggiunge il presidente della Lazio Claudio Lotito, che in un'intervista post partita ha detto che nella partita di ieri si sono superati tutti i limiti possibili ed immaginabili, che si è trattato di una situazione incresciosa, che ne viene meno l'affidabilità del sistema, che vengono meno i valori dello sport. E allora io colgo l'occasione molto ghiotta di rispondere ad un personaggio noto. Un personaggio molto ma molto noto a tutti quanti noi, a tutti quelli che hanno seguito le vicende dello sport e non solo. Vorrei farvi sentire anche un piccolissimo estratto di un qualcosa che magari nessuno conosce o che magari conoscono in pochi, per far capire di che persona stiamo parlando, di che personaggio stiamo parlando. E fatemi capire se io poi posso accettare da una persona del genere le parole dette ieri, durante il post partita, tra l'altro per una situazione di nulla cosmico. E parleremo anche di quello, perché quando uno poi magari vive una situazione dove dice, beh, in effetti ci sono state delle cose clamorose, grottesche, allora va bene, ma siccome questo non è successo, non è successo perché esistono adesso le moviole perfette, si vedono i frame, si vede ogni cosa, ci sono tantissime telecamere, possiamo veramente giudicare, abbiamo un regolamento che parla chiaro e quindi si può veramente capire tutto di questa situazione qua. Ma prima di arrivare a questo, io vorrei ricordare che il signor Claudio Lotito, per quanto riguarda il discorso calcistico, è stato un presidente inibito per 4 mesi nel periodo di Calciopoli. Era stata richiesta per lui una condanna, una squalifica di 3 anni e 6 mesi. Era stata richiesta la retrocessione della Lazio, poi successivamente la penalizzazione è stata di 30 punti per la Lazio. Stiamo parlando di un personaggio del quale abbiamo ascoltato intercettazioni che potete tranquillamente trovare sul web facilmente, facilmente, e che vi farò ascoltare tra poco. Se poi vogliamo andare indietro nel tempo e parliamo di qualcosa extra calcio, allora lì andiamo veramente a nozze, andiamo a nozze. Ecco, quindi senza che andiamo veramente a
scovare cose, diciamo, del passato che, ripeto, potete tranquillamente trovare sul web. Allora, io vi faccio ascoltare anche questo piccolo estratto per farvi una piccola idea di quello che è il personaggio che vuole farci da scuola, il personaggio che vuole fare, che ci vuole fare la paternale, il personaggio che parla di valori dello sport, il personaggio che parla di affidabilità del sistema. Sentiamo, ragazzi, perché è abbastanza particolare. Sentire con le proprie orecchie fa un effetto diverso, ve lo posso garantire. Quindi andiamo qui. Ecco qua. Campionato Chievo-Lazio, in una telefonata tra Lotito e Mazzini, si concretizza l'appoggio dell'associazione alla squadra biancoceleste. Sono Innocenzo! Oh, amico mio, come stai? Senti, dove giochi domenica, eh? Domenica gioco a Verona con Chievo. Ah sì? Davvero? Ti volevo salutare, ti volevo dire che va bene. Ho capito. Stammi bene! Va bene, allora sogni tranquilli, te mi dici. Sia bene, pace e bene. Dici a quel cretino d'allenatore che la smetta di parlare d'arbitri. Già glielo dico. Dici che faccia i cazzi ai suoi, bravo. Hai capito? Ho capito, ha fatto bene a dirmelo. Liberani, dentro per Rocchi, Rocchi, pallonetto di Rocchi e rete. Rocchi, Lazio in vantaggio al 21° del secondo. La partita Chievo-Lazio finisce 0-1. Con le proteste dei veronesi a causa dell'arbitraggio di Gianluca Rocchi è finito scandaloso. Aspetta, chi era l'arbitro? Chi era l'arbitro? Gianluca Rocchi. Quindi l'arbitro Gianluca Rocchi poi sarà stato contattato poi da Mazzini, Innocenzo carissimo, era Mazzini, e quindi avrà deciso di indirizzare la partita. Poi c'è stato un arbitraggio scandaloso a detta di tutti. Dormi, sogni tranquilli, che le cose vanno, me la vedo io, carissimo amico. Stai tranquillo, va bene. Vai a giocare a Chievo? Me la vedo io, tutto a posto, Agnè, tutto a posto. Quindi questo è il personaggio che vuole farci, diciamo, va lì a parlare di valori dello sport. Capite? Capite di che cosa stiamo parlando? Capite di che cosa stiamo parlando? E poi capiamoci, perché poi lui, nell'intervista di ieri, dice esattamente che ci faremo sentire nelle sedi preposte, nelle sedi opportune, ci faremo sentire nelle sedi opportune. Ovviamente le sedi opportune sono quel vecchio caro amico di Gianluca Rocchi, con cui evidentemente aveva già avuto a che fare in passato, e che questo adesso è il numero uno degli arbitri, ok? È colui che proprio gestisce tutte quante, è il designatore, non mi veniva. È il designatore arbitrale, il numero uno degli arbitri, colui che decide, colui che ferma, colui che non ferma. E guarda caso, dopo, diciamo, questa telefonata che sarà avvenuta, l'arbitro Di Bello è stato fermato per un mese. L'arbitro Di Bello è stato fermato per un mese. Capite? E quindi un arbitro che viene fermato per un mese, evidentemente avrà avuto delle pressioni così forti che hanno fatto sì che l'arbitro venisse fermato. Sono veramente curioso, non so cosa pagherei per ascoltare l'audio della telefonata di Lotito a queste. Diciamo a questi che a quelle che sono gli enti preposti. Voglio veramente avrei voluto sentire proprio questa telefonata. Voglio proprio vorrei capire che cosa ha detto per far sì che addirittura un arbitro viene fermato per un mese. Che poi parliamoci chiaro, ragazzi. E adesso torniamo a quelli che sono i fatti della partita. Questo scandalo, queste cose che sono andate oltre il limite. Di che cosa si tratta esattamente? Fatemi capire. Abbiamo visto tutti quanti, l'hanno detto anche tutte le moviole, lo potete tranquillamente vedere. Andate su qualsiasi giornale, tranne sul Corriere dello Sport, che ha titolato "Manca un rigore per la Lazio" e ci sono tre spunti. Dove sta il rigore per la Lazio? Con quale regolamento? Con il regolamento di Pippi Calzelunghe. Qual è il regolamento che dice che
un portiere che in uscita colpisce il pallone in piedi, prende il pallone, pallone che poi va sui piedi di un difensore del Milan, che l'azione prosegue. Il terreno di gioco è bagnato, il giocatore Maignan continua a scivolare, colpisce l'attaccante della Lazio, che in quel momento lì non ha niente a che vedere né con il pallone né con l'azione da gol né niente. Hanno detto a tutti che quello non è mai rigore nella vita, in nessuna galassia, in nessuna galassia. Quindi questa è la cosa numero uno. La cosa numero due invece è quella che addirittura ha fatto sì che insulti e minacce gravi, gravissime, arrivassero sul profilo social di Pulisic, che ha dovuto vivere una situazione assurda e vergognosa, una cosa davvero senza... Io quando vedo queste, sento, leggo queste cose, cioè c'è uno sdegno veramente infinito verso questa gente. Gli hanno augurato la morte, gli hanno augurato le cose peggiori, gli hanno augurato le cose peggiori alla famiglia. Andatevi a leggere che cosa è stato scritto sui profili social di Pulisic, una cosa senza precedenti. Questa gente qui andrebbe perseguita, è un qualcosa di inaccettabile, di inaccettabile. E perché cosa? Esattamente perché cosa? Un giocatore che non si accorge nemmeno che è successo un piccolo diciamo colpo in faccia ad un giocatore della Lazio, niente di che. E la cosa grave è che il giocatore Pellegrini, che aveva il possesso del pallone in quel momento, non decide di prendere e di buttare fuori il pallone. Perché non lo fa? Perché non lo fa? Perché non prende la palla e la butta fuori se vede un suo compagno di squadra buttato per terra con le mani al volto? Avresti dovuto, diciamo, magari rendertene conto, visto e considerato che hai parlato di antisportività, visto che hai parlato di un atteggiamento sbagliato nei confronti di Pulisic, eccetera, eccetera. L'ha fatto lui, un calciatore, ed è ancora più grave, perché la cosa andava, finiva lì, se il giocatore prendeva e buttava la palla fuori. Tra l'altro qui si fanno scandali e molta gente si dimentica che il Milan ha subito un gol a Salerno con Ficaio Tomori per terra. Ficaio Tomori è stato fuori 2 mesi e mezzo da quel giorno lì, ha avuto un infortunio serio quel giorno lì e l'azione è proseguita, nessuno ha buttato la palla, il giocatore era per terra ed era evidentissimo perché era al centro del campo. Sono dovuti passare là davanti per fare quell'azione lì. Candreva è andato sulla fascia, ha calciato e ha fatto gol e tutti quanti hanno festeggiato, e guai a dire che dovevano buttare fuori il pallone. Tra l'altro nella stessa partita, quando Dia, attaccante della Serenità, si fece male, il Milan si fermò e buttò il pallone fuori. Lì invece ieri è successo un qualcosa in veramente pochissimi secondi. Pulisic era anche di spalle, non ha visto che fosse successo qualcosa di importante, tant'è vero che poi di importante non c'era assolutamente niente. Vogliamo colpevolizzare l'arbitro per questa cosa qua? Vi sembra questa una cosa? Il fatto di decidere di non fischiare una cosa del genere vi sembra una cosa grave? Perché il fallo non c'è. Bennacer non fa fallo. Lo scontro che ha portato all'infortunio sul viso, sul volto del giocatore è assolutamente fortuito, non è fallo. Queste cose vanno dette. E non le sto dicendo da tifoso del Milan, sto dicendo quello che è successo e tutta la narrazione incredibile che c'è stata dietro, che è qualcosa di vergognoso. Qui non ci si rende conto che al Milan hanno annullato un gol. Io ve l'ho messo il frame, ve l'ho messo nella copertina. Hanno annullato un gol al Milan. Al Milan hanno annullato un gol. Il gol dell'1-0. Il gol dell'1-0 è stato annullato al Milan per un fuorigioco che io non ho visto. Dove sta il fuorigioco in questa azione?
Quando fanno vedere la linea, con questo frame qua, l'avete visto? Il giocatore è coperto da quello della Lazio. Cos'è che sta in fuorigioco? Cosa sta in fuorigioco? Quindi, per assurdo, se c'è un errore, l'errore è questo qua. Poi l'unica cosa che si vuol dire all'arbitro, diciamo, di bello, è stato il fatto che poi alla fine ha perso proprio di mano la partita. Proprio gli è sfuggita di mano, non è riuscito più a tenere le cose e ha iniziato ad ammonire, a buttare fuori gente molto ma molto facilmente. Chiaramente se una squadra è già in 10 e succede una cosa come quella di Marusic, si può magari evitare di mandare fuori il secondo giocatore, ma noi non sappiamo che cosa è stato detto, non abbiamo l'audio di quello che è stato detto. Marusic era già ammonito ed è stato espulso. Evidentemente, se è stato espulso, gli avrà detto qualcosa. Doveva far finta di non sentire? Va bene, c'è chi lo fa, c'è chi non lo fa, e noi lo sappiamo perfettamente. Perfettamente, stiamo parlando del Milan, che è il club più ammonito ed espulso in circolazione. Andatevi a vedere le statistiche. Il Milan è una squadra che ha il numero di cartellini più alto, sarà al secondo, al terzo posto, se non primo, adesso non ricordo esattamente. I numeri sono clamorosi. Abbiamo una percentuale falli fatti ammonizione che è pazzesca. Queste cose qua, lo Tito le sa. Ma poi stiamo parlando di Lotito, ripeto, di un personaggio, ma di un Zaraf, che l'avvocato azzecca garbugli dei promessi sposi, gli av proprio poco e niente, ma niente di che rispetto a lui. Un Zaraf di prima categoria, un drallazzista di prima categoria. Noi dobbiamo farci fare la paternale da un personaggio del genere. Io veramente faccio è veramente allucinante. Poi dopo, ripeto, non sappiamo l'audio, quindi sicuramente per il secondo cartellino gli avrà detto qualcosa. E il terzo cartellino è stata una reazione clamorosa del giocatore Guendouzi, che è stato espulso, e ci poteva stare l'espulsione. Se poi ci vogliamo, ripeto, dire fai finta di niente, ok, fai finta di niente, ma non è un arbitraggio sbagliato, cioè nel senso gli episodi, quello voglio dire. Che poi, ripeto, ha perso la partita, diciamo, gli è sfuggita di mano, siamo d'accordo, ma non c'entra niente colpevolizzare l'arbitro per che cosa? Cioè, per assurdo, chi dovrebbe dire qualcosa per quanto riguarda gli episodi? Siamo noi con il gol di Leao. Cioè, vi rendete conto di questo fatto? Poi, per l'ennesima volta lo dico, quando c'è un qualcosa di un giocatore che si butta per terra, quando non è niente di che, e non c'è stato niente di che, perché non è uno scontro che dove un giocatore sta rischiando la pelle, va bene, in quei casi l'arbitro deve fischiare, deve fermare il gioco, lì non c'è stato niente di che, non è stato un testa e testa, non è stata una gomitata violenta, non è stata un'uscita di un portiere che magari kamikaze, niente di tutto questo, capite? Quindi non c'era il fatto che l'arbitro doveva necessariamente fischiare, non sta scritto da nessuna parte. Da nessuna parte. Tra l'altro, chi ha visto la partita e ha seguito per bene la partita avrà notato anche che quando ci sono state tutte quelle situazioni lì durante la partita, Luis Alberto, che è andato faccia a faccia con Adli, ha dato una testata ad Adli, ha fatto proprio la testata. Adli è stato un signore e non si è mosso di un centimetro. Lì qualsiasi altro giocatore avesse fatto una sceneggiata che ci stava alla grande, lì veniva espulso anche Luis Alberto, che ha dato proprio una testata, ha fatto proprio il gesto della testata così, e Adli è rimasto lì fermo come se nulla fosse. Quindi le cose bisogna dirle, bisogna vederle per bene, perché qua veramente stiamo andando oltre. E tutte queste cose che poi vengono dette da questi personaggi poi portano alla merda social che abbiamo visto dopo. Gente che augura il cancro ad un acqua, ma voi veramente siete vomitevoli, fate schifo. Quindi questo va detto, tutto il resto sono stronzate. Questo che vi ho detto io è il video che
dice la verità su tutto quello che è successo ieri. Fatelo girare, lasciate un like, condividetelo, fatelo vedere e ditemi dove sbaglio. Ditemi dove ho sbagliato. Ditemi dove ho sbagliato. Queste sono le situazioni che sono successe ieri, né più e né meno. Ciao a tutti.